Buon pomeriggio a tutti gli amici di ProfTV. Siamo a Milazzo presso il poliambulatorio Lodice e ci accingiamo a fare un'intervista al professor Castellacci, responsabile medico della Nazionale Italiana di Calcio, che presso questa struttura periodicamente riceve. Compagnia del dottor Pino Riolo, direttore di questa struttura, il poliambulatorio Orice. Dottor Riolo, quando nasce questa struttura? La struttura nasce precisamente nell'agosto del 2011. È comunque una struttura nuova, moderna, all'avanguardia, con tanti medici giovani e preparati. Quali prestazioni erogate voi? In realtà il poliambulatorio Orice nasce come centro di fisioterapia e riabilitazione. Attorno a questa come branca principale, diciamo, tutte quelle che sono le specializzazioni in ambito riabilitativo e non solo. Un'ultima domanda, quando e come nasce la vostra collaborazione col professore Castellacci? La collaborazione con il professore Castellacci nasce da una nostra iniziativa, un mio amico, collega, nonché collaboratore del poliambulatorio, il dottore Davide Mondello, che di iniziativa, insomma, siamo andati a cercare il professore e proporgli quella che è la nostra idea di fisioterapia e di riabilitazione, che lo ha entusiasmato e così ha deciso di collaborare con noi e prenderci, insomma, in carico come staff della sua grande, insomma, esperienza che è riuscito a strutturare nell'arco di tutto questo tempo. Perfetto, quindi una perfetta coniugazione tra modernità e tradizione anche nella fisioterapia. Quella che non dispiace mai in nessun settore, probabilmente. Quindi nella medicina, a parte tutto quello che già di strutturato e di conoscenza abbiamo, la modernità fatta anche di tecnologie, di innovazione su protocolli riabilitativi ci permette proprio di essere più moderni e anche più dinamici. Va bene, la ringrazio dottor Riolo sia per il tempo che ci ha messo a disposizione sia per averci ospitato nella sua struttura. Grazie. Siamo in compagnia del professore Enrico Castellacci, responsabile medico della Nazionale Italiana di Calcio. Professore, innanzitutto benvenuto in terra di Sicilia. Grazie, per me è sempre un piacere venire qua, lo dico con affetto, ecco, nel vero senso della parola. Non abbiamo dubbi, anche per questa terra e per questa struttura immagino sia un piacere ospitarla. Ecco, come nasce, come si sviluppa il suo rapporto con questa struttura? Ma dunque... Partiamo dal presupposto che mia madre è siciliana, quindi ho avuto sempre un legame profondo nel DNA con questa terra, anche se non ci ho mai vissuto, perché sono toscano e quindi sono sempre rimasto in Toscana. Ma quando mi è stato proposto di fare studio a Palermo, io sono venuto a Palermo a fare studio perché mi entusiasmavo a poter venire in Sicilia. Poi ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare due ragazzi che voi conoscete bene, che sono due persone carinissime e professionalmente molto preparate, e sono venuti, mi ricordo, a Pisa in clinica dove stavo operando, proponendomi di venire anche qua. Lì per lì non li presi sul serio, ovviamente, anche perché sono operato di lavoro, per cui dirò. E poi ci ho fatto un pensierino, e siccome, come dico, come questa terra mi piace da sempre per tutti i suoi aspetti, ho deciso di venire anche nel loro studio una volta al mese, esercitare la mia professione. Lo faccio molto volentieri, mi piace tanto, mi diverto, mi rilasso, cosa che non è facile nel mio mestiere, per cui così è. Insomma, per fortuna questi due ragazzacci l'hanno convinta, ma parliamo un attimino di calcio. Mondiali in Brasile, temperature elevate, umidità elevata, orari impossibili. I nostri ragazzi, in vista di questo importante avvenimento, come si stanno preparando? Beh, i nostri ragazzi si prepareranno dal lunedì prossimo, dal 19 in poi. Certamente abbiamo tenuto in considerazione tutti questi aspetti, come potete ben immaginare, anche con tecnologie d'avanguardia, che sono state già in parte riportate dalla stampa nazionale. Per cui abbiamo una stanza dove viene riprodotto esattamente il clima e l'umidità di Manaus, specialmente dove sarà la prima partita la più difficile dal punto di vista ambientale con l'Inghilterra. Abbiamo la criosauna, cioè un
una sauna a temperatura di meno 180, eccetera, abbiamo tantissime cose, potrei fare un elenco, cioè ci stiamo preparando da questo punto di vista. I ragazzi faranno delle preparazioni particolari, faranno delle diete particolari, poi noi facciamo il massimo, poi il pallone, come si dice, è tondo, Basta niente, basta una disattenzione oppure un colpo di fortuna e ti hai fatto tanto e non serve a niente. Comunque noi ce la stiamo mettendo tutta, specialmente dal punto di vista anche atletico, noi abbiamo la fortuna di avere dei preparatori bravissimi che sono venuti insieme a Cesare Prandelli e che sono veramente all'avanguardia anche nel tipo di preparazione. Siamo certi che i nazionali ce la metteranno tutta, speriamo che più che a quella di Manaus non si abituini troppo al clima di Copacabana. Sarà difficile, sarà difficile, magari. Parlando di mister Cesare Prandelli, lei ha avuto il piacere di collaborare con Prandelli e di collaborare con Marcello Lippi, toscano anche lui come lei. Differenze e affinità tra questi due grandi allenatori? Beh, insomma, questa è una domanda che mi fanno spesso e volentieri. Non volevo correre il rischio di essere troppo originale. No, effettivamente no. No, ma viene spontaneo. Però lei ha già dato una risposta. Quando ha detto questi due grandi allenatori. Perché sono due grandi allenatori. Cioè, quello che li differenzia è il carattere, la personalità, il modo di gestire, come è normale che sia tra grandi allenatori, cioè che difficilmente guardano a degli esempi, ma sono spontanei. E sono due personaggi, secondo me, veramente all'avanguardia in tutto. Quindi nelle loro caratteristiche diverse rimangono veramente due coach di grandissimo livello, al di là dei risultati che si possono ottenere, perché nel lavoro di ogni giorno, come lo vediamo noi, vediamo la professionalità, la serietà, la preparazione che mettono in tutto. Certo, poi i risultati insomma verranno sanciti dal campo. Un attimo di Amarcord, un suo personalissimo ricordo insomma della finale mondiale del 2006, l'Italia campione del mondo. Lei c'era. Io c'ero, io ho vissuto quel momento come l'hanno vissuto milioni di italiani. Pensate che quella partita l'hanno vista 2 miliardi di persone, cioè una su tre nel mondo ha visto quella partita. Cioè una cosa che emoziona anche a dirlo. L'ho vissuto come una grande fortuna personale, perché essere nel calcio da tanti anni è già una cosa bella, essere a quei livelli bellissima. Riuscire a ottenere un risultato così clamoroso, unico. Ecco, se consideriamo che vincere un mondiale è veramente una cosa difficile, tutti mi chiedono, vabbè ora si vince, ma ragazzi vincere un mondiale è una cosa incredibile. Se voi pensate che l'Inghilterra ne ha vinto uno, sono 60 anni che non vince un mondiale. E l'hanno dovuto giocare in Inghilterra. Bravo. E che la Spagna, che era una delle più forti, ne ha vinto uno. E l'Olanda non ne ha vinto uno. Cioè, ecco, questo per comprendere cosa vuol dire vincere un mondiale. E poi insomma il ricordo di 2 milioni di persone che ti aspettano a Roma, l'inno d'Italia cantato al Circo Massimo all'unisono da 1 milione di persone, è incredibile, il volto del Presidente della Repubblica bagnato nello spogliatoio, cioè il calcio a quei livelli fa fare delle cose incredibili, cioè questi flash, queste immagini rimarranno me uniche. Poi ogni tanto mi guardo la medaglia d'oro di campione del mondo, me la guardo da solo, cioè, però mi dico per l'ennesima volta che sono stato veramente fortunato. Il ruolo è stato comunque fondamentale del professore Castellacci dietro quella vittoria. Dico, poi alla fine si compatta tutto in un mese, nel giro di 7-8 partite, ci si gioca tutto, però credo che sia uno sforzo corale di tutto lo spogliatoio, di tutto lo staff tecnico, di tutto lo staff medico. È proprio vero quando si dice che perdiamo tutti insieme e vinciamo tutti insieme. E credetemi, al di là del folklore che voi vedete sul campo, sulla panchina, eccetera, c'è un lavoro, c'è uno stress incredibile. Insomma, il team paga sempre. Un'ultima
Domanda, sta per cominciare la bella stagione, finalmente il sole sembra aver iniziato a fare capolino anche in Sicilia dopo tanta pioggia. Se qualcuno come me volesse iniziare a tirare qualche passetto più veloce, qualche consiglio per non farsi male? Ma il primo consiglio è quello di fare una visita di idoneità, perché è uno screening che per alcuni è superfluo, invece ti può salvare la vita. Non lo dico per dire, perché è così, cioè, oggi non esistono più gli screening normali, cioè, a livello scolastico non si fa, a livello di leva non c'è, il militare non si fa più, per cui rimane solo quella sanitaria. E anche chi lo fa a livello dilettantistico amatoriale conviene fare una visita di idoneità. Se su 100 se ne salva uno è già una cosa incredibile. Questa è la prima cosa. La seconda è non pensare di essere dei Superman, nel senso che va fatta un po' di preparazione, quindi con gradualità ricominciare a correre, ricominciare a fare preparazione fisica, cioè si può rigiocare e dare qualche calcio al pallone quando si è un pochettino allenati, facendo il solito stretching, facendo il preriscaldamento, ma insomma altrimenti ci si fa male con molta facilità. Quindi un ottimo incipit potrebbe essere quello che parte già dalla scuola, quindi l'educazione fisica non vista più come l'ora d'aria, ma insomma, ma una vera educazione alla disciplina della cura del fisico. Esattamente, lei ha inquadrato perfettamente il problema, si comincia dai ragazzini, ma a fare una cultura dello sportivo e una cultura del benessere poi in realtà. Va bene, professore Castellacci, io la ringrazio per il suo garbo, la sua disponibilità. Da Milazzo è tutto, a voi una buona serata.